Eccoci qua, ben arrivati in un nuovo video. Abbiamo qui con noi Luca Mazzanti che ancora prima di essere un costruttore di auto è un amico, eh, lo, ci, lo stiamo sentendo da Pontedera e adesso gli faremo alcune domande. Gli faremo domande, ok, una storia generale dell'azienda che interessa a tutti noi, poi andremo sullo specifico perché ha appena iniziato una, diciamo così, un'evoluzione della sua azienda in una maniera... Nuova nelle hypercar nessuno l'aveva mai fatto. E eh, poi chiederemo appunto come vive il momento del coronavirus, ma gli faremo domande in corso d'opera. Buongiorno, Luca. Ciao, buongiorno. Allora, Luca, come nasce la, la Mazzante Automobili? Beh, la Mazzante Automobili nasce con me praticamente. La Mazzante Automobili è nata da. Eh, principalmente da un sogno di un bambino, da un sogno di, 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 un, di un giorno poter diventare un costruttore d'auto, che chiaramente sembra facile, molto comune, eh, perché insomma ci sono tanti appassionati che vorrebbero diventare costruttori d'auto eh, e quindi per quanto sia comune sognarlo è un po' raro arrivarci a realizzarlo. Eh, chiaramente si parla di una vita, cioè è un percorso che parte appunto con la curiosità, con la voglia di andare a, a, a capire come sono fatte le automobili non soltanto di vedere sui giornali come capitava a me da piccolo ma andando a vedere i rally, andando a vedere la Formula 1 entrando in questo mondo diciamo in maniera da, da appassionato come tutti ma poi entrandoci dentro e iniziandoci a lavorare um, io avevo, mio padre aveva una carrozzeria quindi eh, lui non voleva che io intraprendessi il percorso eh, legato all'automotive perché comunque soprattutto in quegli anni lì non era visto come, come, come di grande prestigio, anche perché non poteva sapere quello che avevo in mente e quello che avrei realizzato poi in un secondo tempo. Quindi al di là de, degli arbori iniziati in carrozzeria e tutto quanto, poi c'è stato tutto un lavoro che è stato fatto parallelamente, di, eh, di, fatto di passione, fatto di curiosità, fatto di cercare di capire come eh, quelli più grandi erano arrivati a realizzare quello che avevano in mente. In questo sono stato da una parte facilitato perché avendo fatto il restauro di auto da corsa per tanti anni sono entrato direttamente dentro la storia dei grandi costruttori, dei grandi carrozzieri italiani e di conseguenza questa cosa mi ha fatto conoscere eh, molte cose, molti tra virgolette segreti ma dall'altra mi ha anche confortato di più, mi ha fatto prendere il coraggio di poter mh, iniziare eh, questo percorso perché chiaramente... Vedi che ci sono persone che, che sono partite veramente da zero, come è successo a me, e sono arrivate a dei traguardi, quindi è fatto di motivazione. Eh, in quello, chiaramente, siamo arrivati: eh, fare il restauratore non è fare il costruttore, c'è stata un'ulteriore evoluzione che, ovviamente, ha portato a competenze nuove, ha portato a un approccio nuovo al lavoro, ha portato a tutta una serie di cambiamenti che, eh, diciamo, sono son partiti all'inizio degli anni 2000 e poi. Hanno portato nel 2006-2005-2006 alla presentazione della prima vettura la Antas, nel 2008-2009, alla, alla seconda vettura, la Vulca, nel 2013 è uscita Levantra, la prima versione della Levantra. Eh, questa prima versione, ovviamente, ha fatto poi da, da base, poi per la, la vettura che adesso è in produzione, che è quella su cui puntiamo e che stiamo sviluppando per portarla. A, a una produzione limitata di 5 macchine all'anno da alla 1000 cavalli, le 40.000 cavalli, quindi sì, tanto un sogno ma sempre portato avanti con molta concretezza, sempre portato avanti con le nostre risorse, Molto, eh, il, motivo sì. per cui in questo momento abbiamo deciso di, di intraprendere anche quest'altro percorso. Ecco, appunto, mi dicevi che la tua azienda è arrivata a, a una eh, situazione dove occorre un'evoluzione. L'azienda è ormai matura, l'azienda ormai ha, ha affrontato, diciamo così, tutte le prime difficoltà iniziali, che sono forse le più complesse, no? In un'azienda sempre la partenza è la più complicata. Eh, hai già fatto anche diversi saloni e quant'altro, però sei arrivato a... a a richiedere un'evoluzione dell'azienda e come hai pensato di fare perché la cosa è particolare sei il primo in italia quantomeno nel mondo sì, non lo so ma sì. in italia sì sì perché l'evoluzione c'è stata sotto tutti i punti di vista tecnico eh, di eh, abbiamo una community veramente larga di eh, sia di appassionati sia di estimatori del marchio in tutti questi anni abbiamo fatto un po' di tutto, tu lo sai che ci conosciamo. Abbiamo fatto non soltanto saloni, abbiamo fatto partecipazioni a film, eventi di tutti i tipi. Um, uh, siamo sui. Sulle... come? Anche nei videogiochi. Nei video presente, sì, appunto. sì, su piattaforme su mobile phone di diversa natura, quindi mh, è stato sempre un'evoluzione. La parte, ovviamente, con un'azienda piccola come la nostra eh, fa più fatica a far evolvere la parte finanziaria. Um, in questo momento, um, appunto, essendo un'azienda flessibile giovane che guarda sempre a, a innovare anche nel nostro piccolo, uh, ci siamo appunto confrontati con i nostri, i nostri consulenti e abbiamo deciso di intraprendere per la prima volta um, un'azienda familiare italiana che costruisce hypercar, fa questo tipo di percorso, un percorso di equity crowdfunding. Quindi di partire dalla piattaforma di CrowFoundMe, che è la piattaforma più importante a livello italiano, um, Presentando il nostro piano industriale 2020-2025 e dando la possibilità a tutta una serie di investitori mh, di varia natura, quindi ci sono due tipi di quote, quote di tipo A e quote di tipo B. Quelle di tipo A hanno ovviamente un, minimo, un investimento minimo più alto, di, mh, quelle di tipo B meno alto. E mh, però ecco, dà la possibilità agli appassionati, alle persone, ai partner, alle persone che credono in questo progetto e ci hanno sempre creduto adesso di accompagnarci in questa che sarà il primo passo di una crescita finanziaria che, eh, che questo appunto, eh, che inizia così, ma che poi si evolverà verso altre campagne, verso altri tipi di, eh, di raccolte in modo da poter consolidare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni e ovviamente avere le basi solide per il futuro per poter eh, anche sentirsi in un certo senso anche più, cioè avere, avere le persone intorno a te, noi che siamo una piccola azienda, siamo sempre stati soli, avere persone intorno a te che ci credono come ci credi te, e che ehm, eh, appunto ci mettono qualcosa di suo, anche piccolo, che possa essere molto motivante anche per noi, perché eh, è, un, è qualcosa di entusiasmante che ogni giorno cresce sempre. Ecco, io immagino il piccolo investitore, no? quindi eh, l'appassionato, ora non parliamo dell'industriale delle grandi cifre, L'appassionato ha la possibilità quindi di eh, immettere in azienda una, una piccola quota e eh, possedere a tutti gli effetti una piccola quota aziendale, quindi essere un po' coinvolto no? in tutto quello che certo. è... Ora poi certo. non, non con 500 euro che saremo coinvolti nello stile della macchina, però sicuramente sei più addentro a quello che può essere la tua passione. Quindi tante certo. volte si spende 500 euro per un drone. No, faccio per dire oppure per cose superflue, e per la prima volta possiamo invece essere parte di un progetto interessante che ha sempre fatto parte, magari, delle, delle passioni dell'individuo, questo può succedere, giusto? Sì, sì, è vero, è proprio questo il fatto di poter condividere in maniera ancora più stretta con quelli che sono gli appassionati. Eh, e ovviamente poi anche fare tutta una serie di iniziative che faremo: tipo delle visite particolari, guidate alla, alla tele con eh, faremo dei, dei, degli eventi poi dove faremo provare le macchine. Insomma, ovviamente sì. da, qui, da qui è il primo mattoncino che poi porta a tirare su, tutta la struttura che abbiamo intenzione di fare, non soltanto a livello finanziario, ma, so, ma anche di coinvolgimento delle, delle persone che credono nel nostro progetto e che mettono qualcosa di loro. È molto bello perché eh, sentirtelo dire, perché una cosa del genere. Uh, fatta da una grande uh, marca, diciamo così, affermata nel mondo come può essere Ferrari, uh, conta di tantissimi mila euro che uno dovrebbe spendere per avere queste opportunità. Quindi io credo che sia un'opportunità più unica che rara per un appassionato. Ricordo che uh, per noleggiare un'auto, uh, in questo caso Ferrari, e andare a fare un giro costa molto di più del primo gettone che uno potrebbe mettere in un'azienda artigianale come la tua e avere gli stessi vantaggi anzi più vantaggi perché essendo un'azienda più piccola avrà accesso anche a più informazioni ovviamente certo. quando fai un giro in Ferrari ti sei fatto i tuoi dieci minuti ti salutano e non certo. è che ti stanno a spiegare come funziona o come non funziona ovviamente no no, eh, no anche in questi giorni in cui è partita la campagna noi ci stiamo uh, confrontando continuamente relazionando con le persone, anche appunto la persona che, che investe 500 euro, che ci fa la domanda, che chiede, che noi siamo ben felici perché capiamo bene che ogni persona, ehm, cioè ci sono diversi tipi di investitori e sono tutti, tutti ben accetti, cioè ogni persona dà quello che, che può, ma alla base c'è credere in un progetto, credere in un'azienda, è quella la cosa fondamentale per me, soprattutto in un momento come adesso in cui le persone fanno fatica a credere un po' eh, nelle aziende e nel futuro. Certo. Io inizierei un capitolo adesso che intitolerei Mazzanti in Italia e nel mondo. Vorrei sapere da te cosa l'azienda Mazzanti può dare all'Italia, in quanto l'Italia in realtà è un po' un mercato piccolo o diciamo quasi assente per un hypercar, non solo per Mazzanti, per un hypercar in generale, dico. Sì, è chiaro che il mercato. Oh il mercato è bloccato delle hypercar in Italia da tanti anni non è da adesso eh, le stesse case insomma blasonate fanno numeri molto piccoli in Italia quindi le nostre che sono automobili artigianali che sono automobili ancora più ehm, diciamo non soltanto più costose ma anche un po' più che, che necessitano più ehm, di essere più capite, di essere più vissute di essere più partecipate anche durante la loro costruzione eh, Spesso in Italia si trova l'appassionato che lo farebbe, ma che ovviamente non ha le finanze per poterle, per poterle investire. Con questo, ovviamente, eh, i nostri mercati sono fuori dall'Italia, ma non siamo soltanto noi, ci sono molti brand di lusso italiani che principalmente vivono eh, vendono all'estero, ma mi viene, mi viene in mente il settore della nautica, gli yacht. Eh, quindi, eh, co cosa portiamo? Portiamo quello, portiamo l'eccellenza, portiamo valore al brand Made in Italy. Nel nostro piccolo per l'amor di Dio con, con molta umiltà, però ehm, abbiamo, avuto, sì, abbiamo avuto riconoscimenti continui riguardo a questo. Quindi quello che possiamo fare, sicuramente, non daremo all'Italia noi la spinta economica che farà cambiare la, la situazione, però sicuramente consolideremo quello che l'Italia ha di più forte. Adesso il brand, il brand Made in Italy, eh, noi siamo sostenitori. Eh, anche nella nostra comunicazione lo mettiamo sempre, ci mettiamo sempre a, um, a evidenziare questa cosa, perché non è scontato. Il nostro Made in Italy è vero, viene fatto in Italia, non viene comprato all'estero e poi etichettato eh, in Italia. È sì, sì. Quindi questo, sicuramente, dare, cercare di continuare a spingere il Made in Italy e dare prestigio e valore a questo brand. Ok, ti faccio un'altra domanda. Mm, Mazzanti, ha un mercato abbastanza florido, no? nella parte eh, asiatica ok? Sì. Diciamo è una zona interessante per, per voi. Uh, la domanda è uh, cosa è successo se hai notato delle differenze con il coronavirus di adesso e secondo te come evolverà quel mercato dopo il coronavirus? Ma allora grosse differenze non le ho notate anche perché noi lavoriamo su commessa quindi chiaramente si lavora su numeri veramente piccolissimi. Um, quello che, che ho notato è normale che c'è stato un rallentamento grosso un po' in tutte le zone però ho notato molta reattività e molto focus sul fatto uh, sul come l'hanno approcciato cioè nel senso sì ok hanno subito chiuso tutto ma hanno chiuso tutto perché sono stati molto determinati nel sapere che chiudendo tutto poteva ripartire prima eh, quindi secondo me, una, o, oltre a essere stata una scelta giusta che poi abbiamo adottato anche in Italia, anche se non in maniera così drastica, però onestamente devo dire che loro, cioè la parte asiatica intendo più che altro la Cina, insomma da dove è partito, ma è il bacino poi più grosso anche a livello economico, ma io credo che siano, abbiamo molto, molto bene le idee chiare su come ripartire. Uh, un po' meno forse ce l'abbiamo in Europa uh, e forse un po' meno ce l'hanno anche in America, però in, credo che in Asia ripartiranno veloci. Ok. L ultime due domande. La difficoltà più grande che uh, hai incontrato da costruttore di auto? Eh, la difficoltà, vabbè, è, le, è una lotta quotidiana, quindi eh, c'è l'imbarazzo della scelta. Per fortuna la mente umana ha la capacità... Di proiettarsi nel futuro e di tendere a dimenticarsi un po' delle difficoltà, perché avrei veramente sarebbe veramente un problema. Eh, ci sono state tantissime difficoltà, è, è forse è proprio quello che fa la selezione in questo mondo qua, è il fatto di poter metabolizzare difficoltà, di superare le difficoltà. All'inizio, chiaramente, quando tu nasci con un brand nuovo è il momento più difficile perché le persone non ti conoscono. Quindi, anche se tu puoi fare un prodotto bello, fatto bene una macchina che piace e le persone se non ti conoscono giustamente dicono sì ma è bella la macchina però questo ci sarà, ci sarà ancora l'anno prossimo tra due anni sì, e che garanzia di valore mi dà investire in un brand che nessuno conosce quindi quella è stata la parte più, più importante e quella non te la compri cioè non è che andando a, a Ginevra tre anni di fila oppure investendo milioni in marketing ti compri la credibilità di un brand almeno nel nostro campo anche perché come sai bene nel nostro campo, i brand sono tutti storici, quindi hanno di fatto tantissimi anni alle spalle. Quindi, quando un brand come il nostro ha praticamente 15 anni, eh, diciamo sì, 18 anni quasi, eh, sembra ancora giovane. Quindi è, 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 però fatto invece un'azienda tradizionale che ha 18 anni è un'azienda storica con quello che durano le aziende al giorno d'oggi no quindi è stato un po più quello adesso il brand è riconosciuto sufficientemente ovviamente negli appassionati veri più che altro nella nicchia insomma in quello che facciamo e però ecco quello sicuramente adesso adesso non abbiamo più le difficoltà di una volta almeno in questo in questo senso okay. Adesso ti faccio una domanda mettendo davanti Automotive, se no saprei già la risposta. La gioia più grande, perché se no mi rispondi le figlie, giustamente. <ride> so. La gioia più grande nell'automotive. Sono le ore 16. Allora, eh, la gioia più grande che ho avuto in Automotive, eh, ne ho avute tante onestamente, tante soddisfazioni, eh, tante, tante. Anche lì sarebbe veramente difficile trovare... Forse ecco, la, la gioia più grande l'ho avuta quando nel 2013 abbiamo portato la, la prima Evantra alla, in, in World Premiere a Monte Carlo, a Top Marques Monaco, e Alberto Di Monaco ha scoperto la, la vettura e si è emozionato perché gli è piaciuta veramente tanto. E ecco, siamo, abbiamo condiviso questo momento con tutti i media, tut, tutte le persone che erano lì, e sai, quando tu lavori su un progetto per anni... Eh, sempre in, in sordina, sempre eh, in atelier, sempre comunque nel tuo ambiente, poi tu lo, tu lo metti, tu lo sposti, lo metti in un posto così bello, così esclusivo, dove, dove la macchina era veramente molto attesa, beh insomma, sai, un conto è immaginarselo, un conto è essere lì, e quella forse è la gioia più, più grande che ho avuto. Che è stato anche, eh, credo, il primo e credo l'unico a poter esporre all'interno del casino. Anche giusto? Eh, infatti, la stessa vettura due anni dopo è stata richiesta dal casinò di Monte Carlo. È stata eh, esposta all'interno delle sale del casinò per tutta la durata dell'evento, anzi, per due settimane. È stata effettivamente la prima e l'unica macchina nella storia a varcare l'entrata del, del casinò. Eh, e questo è il famoso mattoncino che porti eh, al Medinitari. sì, sì, questo è il famoso mattoncino, bravo, questo come, come altri appunto che li facciamo in maniera molto, cioè, come ti posso dire, molto onesta, cioè non, non lo facciamo con molta umiltà, cioè siamo ben felici di Ci hanno invitato, non abbiamo chiesto, non abbiamo investito chissà che cosa, ci hanno invitato, e quella È quella la cosa forte, la cosa che quando tu hai un oggetto, un'azienda, un'automobile che viene invitata per poter essere a un evento, è segno che tu porti qualcosa di, di buono a questo evento. E come portiamo qualcosa di buono, portiamo anche la bandierina italiana che sta bene sul fianco della macchina. Certo. Mi ero promesso di far durare 12-15 minuti il video, come ti ho detto prima di farlo iniziare, non ce l'ho fatta perché sono un appassionato. E quindi sì, siamo arrivati. già così avanti. Siamo a 21 e 21. No, no, no basta, basta. Eh, eh, non... eh, okay. Io voglio dire l'ultima cosa e voglio dire, eh, chiunque guardi questo video, io penso che sia l'unica, l'unica opportunità per un piccolo investimento, cioè per un piccolo investitore, quindi non servono tanti soldi, servono veramente i soldi di un drone, per fare l'esempio di prima, per poter far parte di un grande progetto e per poter essere coinvolti in un grande progetto. Quindi io eh, ho voluto fare questo video perché penso davvero che sia un'opportunità irripetibile. Lo penso sul serio, anche perché marchi italiani, giovani, grandi, medi che siano non credo che daranno l'opportunità. Quindi con questo ti saluto Luca e ti auguro ogni bene e ci vediamo Grazie. presto. Grazie, a presto. Ciao. A tutti, la bimba e la moglie. Le bimbe, le sì. due bimbe. Ciao, no, grazie. Ciao, ah, presto, ciao. Ciao. <ride> ciao.